Buongiorno, sono Lorenzo Ferraio di Diorbit. Diorbit è una startup italiana nata nel 2011 che si occupa di mitigare e in futuro risolvere il problema della spazzatura spaziale. La spazzatura spaziale è l'insieme di tutti quei detriti, vecchi satelliti o vecchi lanciatori che hanno smesso di operare e che ora vagano nelle orbite della Terra in modo incontrollato. Questi satelliti, questi lanciatori inutilizzati e incontrollabili pongono un pericolo sia per i sistemi spaziali che verranno lanciati, sia per quelli che sono attualmente in orbita, che anche per la popolazione terrestre. Diorbit sta sviluppando e produrrà nei prossimi anni un dispositivo da installare su un satellite, sui satelliti, prima del lancio. Questo dispositivo permette, una volta che il satellite finisce la propria vita operativa, dopo 10-15 anni che sia, di riportare il satellite in atmosfera, quindi distruggerlo, oppure di portarlo in sicurezza su un'orbita parcheggio, detta orbita cimitero. È stato dimostrato che l'installazione di un dispositivo di Diorbit permette di far guadagnare agli operatori satellitari fino a 50 milioni di euro in più per ciascun satellite con installato Diorbit. Diorbit si rivolge all'intero mercato dei lanci spaziali, un mercato in costante crescita anche in anni di crisi. Il segno particolare principale di Diorbit è l'unicità. Diorbit è infatti l'unica startup al mondo che si occupa di produzione e sviluppo di dispositivi hardware per lo spazio. Al contrario di tutte le altre startup spaziali, noi non ci occupiamo di servizi, quindi di analisi dati o analisi di immagini, ma ci occupiamo di sviluppo di veri e propri dispositivi.